Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un altro incisore laser della ATZR. Ricorderete che quasi un anno fa vi ho recensito la prima versione, la generazione 1 della ATZR, che già era un prodotto rivoluzionario allora. Adesso hanno fatto la generazione 2 e abbiamo un incisore laser da 24 watt, ma esiste anche da 36 e da 10 watt, con delle caratteristiche davvero particolari: puntatore laser a croce, aero assist automatico, finalmente un display touch ben visibile che funziona bene, connessione wifi e una struttura fatta bene, ma già come vi ho detto anche la generazione 1 era stata rivoluzionaria. Quindi cambiamo inquadratura, vi faccio vedere tutte le caratteristiche di questo incisore laser, non vi farò vedere il montaggio, ma se vi interessa andate a guardare giù perché nel link che lascerò nel primo commento nella descrizione, oltre a un eventuale codice di sconto per poter comprare questo prodotto, troverete anche un link per vedere come si assembla. Cambiamo inquadratura e guardiamolo. Diamo quindi un'occhiata alla struttura. Allora, innanzitutto una colorazione bellissima, con una tonalità porpora, un viola scuro metallizzato, davvero molto bello, innovativo, futuristico. Da questa parte abbiamo anche questa copertura nera che in realtà nasconde dei LED che poi ci daranno anche la potenza, quindi in base alla potenza che avremo aumenteranno o diminuiranno. Questo è il puntatore laser, quindi avremo una croce che ci permette di posizionare bene i vari pezzi, e qua abbiamo il controller e sulla parte alta perdiamo il fungo d'emergenza che si è visto negli ultimi incisori laser, ma abbiamo la chiave e il tasto per poterla arrestare, il LED per l'allarme, questo invece l'ingresso per la chiave USB che viene data anche in dotazione, tastino di reset e il display magnetico, quindi si posiziona nella parte frontale ma si può anche rimuovere con connessione HDMI. Qua abbiamo tutti i vari cavi, le varie connessioni, quindi il cavo di alimentazione, il cavo che porta l'alimentazione all'air assist e poi appunto l'HDMI che arriva fino al display. E abbiamo guide lineari e cuscinetti lineari. Da questa parte riusciamo a vedere le varie guide, quindi questi sono quelli per il movimento dell'asse Y e queste invece per l'asse X, e come vedete è tutto ben nascosto. Abbiamo tutti i cavi, il tubo dell'air assist e tanto altro che passa all'interno della struttura. Nella parte posteriore abbiamo la scritta ATZR e nei quattro angoli abbiamo questi piedini molto robusti effettivamente, però nel mio bancone come vedete ci entra per forza, quindi abbiamo comunque delle dimensioni abbondanti. E a proposito di dimensioni, l'area di incisione è 410 mm x 410 mm, ma quello che caratterizza questo incisore laser è un'altra particolarità, cioè il movimento dell'asse Z. Come vedete possiamo muovere sia grazie a questa rotellina, quindi possiamo alzare ed abbassare il nostro modulo, ma abbiamo anche un piccolo motore da questa parte. Possiamo anche usufruire della messa a fuoco automatica. Infatti qua sotto abbiamo un piccolo sensore che va a toccare sulla base, quindi sulla superficie da incidere, e si alza all'altezza corretta per mettere a fuoco l'incisore. Oltre a questa opzione, però, nel caso in cui dobbiamo incidere su superfici morbide, abbiamo anche questo pezzo che ha lo spessore adatto per poter mettere a fuoco, quindi utilizzandolo manualmente come abbiamo sempre fatto, ruotando la rotellina e quindi distanziandolo di questo spessore rispetto alla superficie da incidere o da tagliare. Ma nel caso in cui dobbiamo tagliare dei pezzi che richiedono più passaggi, possiamo anche impostare l'abbassamento automatico del nostro modulo ad ogni passaggio, perché la messa a fuoco è fissa, quindi se abbiamo bisogno di abbassare il punto di messa a fuoco durante ogni passaggio, possiamo decidere di quando deve abbassarsi tra un passaggio e l'altro. E qua abbiamo tutte le varie guide da questa parte per quanto riguarda Light Burn, qua invece una guida rapida per le connessioni, poi abbiamo anche un piccolo manuale che ci guida sul montaggio, quindi le varie immagini di come si deve montare, ma è davvero rapido e velocissimo, più questo manuale un pochettino più grande che ci spiega qualche altra caratteristica. Per quanto riguarda l'air assist, invece abbiamo questo compressorino con la possibilità di regolare la potenza girando questo pomellino, l'alimentazione che va da questa parte, e qua abbiamo l'ingresso del tubicino, un tubicino in gomma siliconica molto morbida, antipiegatura, che viene alimentato direttamente dall'uscita del controller. 32 bit, in grado di gestire tutte queste funzioni. Il modulo è da 24 watt nominali, però da questa parte, come possiamo vedere, va da 18 fino a 24 watt, e il punto di messa a fuoco è davvero piccolo, perché per il tipo di modulo solitamente con queste potenze siamo attorno a 0,08 x 0,1, in questo caso invece abbiamo 0,06 x 0,08, quindi un punto di messa a fuoco davvero molto piccolo. Ma ora, dopo tutte queste chiacchiere, accendiamolo e mettiamolo in funzione. Allora, ho già collegato il computer, non lo vedete perché questo spazio è occupato da questa stampante 3D a resina, e quindi il computer deve stare da questa parte. Come vedete, però, qua abbiamo
questo cavo USB particolare che non avevo mai visto, perché ha la possibilità di collegare sia di un ingresso USB di tipo A che un ingresso USB di tipo C, quindi da questo punto di vista è molto comodo. La funzione dell'autofocus automatico in questo caso è già impostato, perché questo è il comando di un altro incisore laser che è rimasto praticamente invariato. Vi faccio vedere però come si fa se si vuole aggiungere. Bisogna andare nella console, tasto destro. Dopodiché qua dobbiamo scrivere il comando, potete scrivere autofocus, AF o quello che volete voi, e qua dovete inserire un comando che sarebbe parentesi quadra aperta, poi dovete scrivere ESP500, compreso fra parentesi quadra aperta e parentesi quadra chiusa, e poi cliccate su ok. In questo caso poi avrete il comando che vi comparirà qua e quindi potete mettere a fuoco semplicemente premendo su questo tastino. Vi faccio vedere quindi girando e premendo su autofocus come si comporta. Si solleva, sulla parte alta ha un sensore di fine corsa, dopodiché, dopo che fa il primo check per l'altezza, si abbassa e va a fare un check verso il basso. Il sensore comunicherà l'altezza, quindi la posizione nella quale si trova il pezzo da incidere oppure da tagliare, e quindi si solleverà dell'altezza giusta per avere la messa a fuoco corretta. Fa un paio di check, ok, adesso si alza e questa è l'altezza corretta per poter fare l'incisione oppure i tagli. Da questa parte nel modulo vedete infatti questo che è l'ingresso per poter alimentare la croce e nella parte posteriore l'alimentazione per il motorino. Ovviamente l'alimentazione per l'incisore laser arriva da questa parte e questo invece è il tubicino che va connesso direttamente sulla sommità del modulo laser. Un'altra caratteristica interessante di questo tipo di telaio è la possibilità di poter inserire i pezzi da sotto, quindi se sono pezzi più grandi possiamo riuscire a gestirli, a differenza di alcuni tipi di telaio che invece non ci danno la possibilità sia per l'altezza che per l'ingombro di eventuali ruote. In questo caso non abbiamo ruote, non abbiamo nulla perché tutti i movimenti sono interni al telaio, quindi non avendo questi ingombri possiamo riuscire a lavorare tranquillamente. Ora proviamo a fare un taglio. Ho impostato 500 mm al minuto con il 70% di potenza. Facciamo il frame. Prima di avviare l'incisione ricordate sempre di utilizzare gli occhialini, soprattutto occhialini certificati, perché quelli che trovate in dotazione non sono proprio a norma, non sono certificati, quindi non vi proteggono. Ok, controlliamo. La potenza effettivamente era alta, però il pezzo si è staccato subito con un solo passaggio. In un attimo vediamo anche l'eventuale bruciatura. E come vedete, 4 mm si sono staccati subito, quindi con molta facilità. Questo è multistrato di pioppo, quindi più facile da tagliare rispetto ad altri materiali, ma comunque sono sempre 4 mm. Nel caso in cui utilizziate altro materiale che possa essere più duro, eventualmente anziché andare a 500 mm al minuto, andrete a 400. Oppure potrete impostare la potenza anziché a 70, a 80, 90 e quando necessario, ma cercate di farlo il meno possibile, anche al 100%. Comunque avete visto che l'ho tagliato in pochissimo tempo. Ora proviamo a fare anche un'incisione di un'immagine. Io sto scegliendo di incidere un'immagine di un girasole che ho già inciso diverse volte, perché è quella che ha molti dettagli, i semini del girasole, le ombreggiature sui petali, eccetera, che mi fa rendere conto effettivamente di come un incisore riesca a lavorare. Su un legno che non è nemmeno stato levigato, quindi così come è stato preso dal mio falegname, direttamente lo sto incidendo. Dovrebbe venire bene, ma potrebbe venire meglio su superfici migliori. Dato che abbiamo questa croce, voglio farvi vedere effettivamente come si utilizza. Le impostazioni ve le farò vedere fra poco, però vedrete che il puntatore laser andrà praticamente in corrispondenza di questo rettangolo, che è la cornice del girasole che dovremo incidere. Quindi faccio il frame. Vedete che coincide con la forma della croce, si posiziona esattamente nell'incrocio, anche se le impostazioni che sono salvate sul light bar corrispondono all'incisore laser che ho già recensito, quindi c'è circa 1 mm per quanto riguarda la differenza di posizione sull'asse Y, però diciamo che in linea di massimo il concetto è questo. Quindi adesso inizierà ad incidere seguendo la posizione non di dove è stato proiettato il laser blu, quello che poi andrà a creare l'immagine sul legno, ma esattamente dove sta proiettando questa croce. Vi faccio rivedere il frame. Guardate il laser che proietta sulla superficie più il laser che viene proiettato con il colore rosso. Hanno due posizioni completamente diverse.
accenderò anche un aspiratore perfumi, quindi ci sarà un po' di rumore, spero che riusciate a sentirmi, e diamo il via per quanto riguarda l'incisione e poi successivamente il taglio della stessa immagine. Stiamo andando a 12.000 mm al minuto con il 60% di potenza, un solo passaggio, però ho attivato anche l'air assist. E come vedete si sta muovendo molto velocemente, quindi per un incisore laser avere questa velocità effettivamente significa lavorare bene, avendo dei buoni risultati in pochissimo tempo. Come vedete stiamo andando molto velocemente, abbiamo questa plastica semitrasparente. E questa dovrebbe riuscire in teoria a filtrare i raggi dannosi del laser, ma quello che a noi interessa è la qualità dell'immagine che stiamo ottenendo, che già così sembra che stia avvenendo molto bene. Poi nella parte frontale abbiamo questi LED che, come vedete, si accendono in base alla potenza del laser. Ha appena finito l'incisione del girasole e lo sta ritagliando. Come vedete, anche se stiamo andando a 400 mm al minuto anziché 500, e secondo me anche 500 andavano bene pure questa volta. Ha quasi finito, siamo pronti per vedere il risultato e vedere i vari dettagli. Ok, taglio eseguito anche questa volta perfettamente, e questo è il risultato. Pure in questo caso si vedono tutti i dettagli dei semini, le ombreggiature non sono venute esattamente come le volevo io, però considerate che dipende sempre dalle impostazioni. Provo a rifarla sempre con le stesse impostazioni, ma togliendo l'air assist. In questo modo dovremmo avere un risultato differente. Quindi avviamo sempre con 12.000 mm al minuto, 60% di potenza. Il risultato è evidentemente diverso già dalla prima fase dell'incisione, l'immagine è la stessa e le impostazioni, come vedete, sono le stesse, però questa volta anziché avere la spunta accesa sull'air assist è spenta. Dopo questa incisione però vi voglio fare vedere anche alcune impostazioni e l'utilizzo tramite l'applicazione e ovviamente tramite il pannellino touch nella parte frontale. Come vedete, in questo caso i dettagli si distinguono molto molto meglio, i petali sono dei petali, le sfumature sugli stessi sono delle vere e proprie sfumature, quindi a differenza di quest'altro, in questo caso abbiamo un risultato migliore. Tutto dipende da come impostiamo il nostro incisore, però per quanto riguarda la precisione, la definizione dei dettagli, a me piace, e anche per quanto riguarda le ombreggiature. Adesso siamo pronti per la prova sul solito pezzo di bancale, 16 mm e mezzo. Proviamo a fare un taglio con 10 passaggi impostati, ma staccherò ovviamente quando il pezzo cadrà giù, quindi 10 passaggi. Potenza 90%, velocità 300 mm al minuto. Diamo l'ok, altrimenti il vecchio Bacucco non ci crede, e diamo play. Ok, quindi primo passaggio, secondo passaggio, staccherò quando il pezzo cadrà giù, forse la linea era un pochettino troppo lunga. Quarto passaggio, si vede che si sta staccando, rimane inclinato ma non è caduto, probabilmente è partito leggermente prima del pezzo, vediamo. Sì, allora non può cadere mai perché, come vedete, la linea dell'incisione non era perfettamente centrata. Guardate, si ferma praticamente, anche se ormai passa tutto il raggio, si ferma qualche decimo di millimetro prima, guardate, quindi non può cadere. Lo rifaccio. Questa volta cerco di centrarlo correttamente, quindi stop, mandiamo in home. Allora, guardiamo, ovviamente si era staccato, però ero partito un po' prima, peccato. Rifacciamolo da questa parte, quindi una linea più corta, ripeto il tutto. Comunque avete visto che già al secondo o terzo passaggio stava tagliando. Basta ragazzi, l'ultima prova, perché comunque questo tipo di prove servono solo a vedere la potenza estrema. Quindi primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio, quarto, quinto,
e si è staccato, quindi al quinto passaggio è cascato giù da solo. Vediamo anche il pezzo tagliato. Ok, non ha particolari segni di bruciatura. Guardate, il dito è pulito, quindi riesce a tagliare con 5 passaggi. E allora adesso proviamo a incidere direttamente utilizzando il display touch. Inserisco il pennino nella sede. Abbiamo innanzitutto diverse impostazioni su questo display che si vede benissimo, molto luminoso. Quindi possiamo anche cambiare la lingua, ma andiamo su incidere e troviamo qua in alto a destra quello che voglio incidere, quindi logo mio G-Code, perché deve essere defile G-Code. Allora possiamo fare il frame, quindi pattuglia in questo caso, una traduzione che lascia un po' a desiderare. Dobbiamo mettere a fuoco però ovviamente il nostro pezzo, questo comando qua. Ok, ad ogni comando ritorna alla home e sta iniziando direttamente ad incidere. Per poter utilizzare quindi il puntatore laser a croce bisogna andare su questa voce, quindi l'icona a forma di chiave inglese e cacciavite, si aprirà questa finestra e bisogna abilitare l'offset puntatore. Bisogna inserire quindi il valore, nel mio caso abbiamo visto che è 51 mm, quindi a zero questa parte, rimaniamo con 51 mm, e la stessa cosa per quanto riguarda l'altezza. Per quanto riguarda invece l'air assist automatico, M8 dovrebbe già essere impostato, eventualmente cliccate qua e date ok. È possibile utilizzare o meno il puntatore laser a croce semplicemente cliccando poi su questa voce, quindi disattivandolo avremo il riferimento del puntatore laser di colore blu, quindi quello che andrà ad incidere. In questo modo invece avremo come riferimento la croce di colore rosso. Adesso facciamo la prova con l'applicazione. Cerchiamo l'incisore laser, una volta trovato, inseriamo la password che è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Accediamo. Ci colleghiamo quindi al nostro incisore e possiamo iniziare ad utilizzarlo semplicemente dall'applicazione. Possiamo anche utilizzare delle risorse, quindi dei file che abbiamo nel nostro telefonino, ma possiamo anche scattare una foto e quindi decidere di incidere quello che la nostra telecamera sta riprendendo. Ma noi proviamo a disegnare qualcosa. Facciamo una sorta di spirale, ok, e proviamo ad incidere questa. Andiamo su Next, qua abbiamo la possibilità di decidere nel caso in cui fosse un'immagine, quindi una fotografia, anche la luminosità, il contrasto, eccetera. E dopodiché, nello stesso modo, possiamo dare il via e incidere il nostro oggetto su un pezzo che però attualmente non è nemmeno sul piano di lavoro. Quindi comunque questa è l'applicazione che, come tutte le applicazioni degli incisori laser, ci permette eventualmente di incidere anche da lontano, ma utilizzate Light Burn o al limite utilizzate il Display Touch. E perché vi dico di utilizzare Light Burn oppure il display touch? Perché col telefonino potremmo essere un po' troppo lontani e perché tramite Light Burn diamo le giuste impostazioni che, se vogliamo, possiamo riportare sulla penna USB e poi lavorare sempre tramite le impostazioni di Light Burn. Col telefonino si gioca, scatti una foto, non puoi regolare tantissimi parametri, insomma, è meglio utilizzare quello che ci viene dato a disposizione per farlo lavorare nel migliore modo possibile. Ate ZR da 24 watt, quindi la versione 2, la seconda generazione di questi incisori laser, per me un ottimo prodotto costruito bene che, come avete visto, riesce a lavorare senza nessun problema. Riesce a tagliare anche pezzi da 16 mm e mezzo, non è il suo lavoro. Lavoriamo con pezzi di dimensioni normali, facciamo dei lavori che questi incisori laser sono in grado di fare e che ci possono dare tantissime belle soddisfazioni con materiali che arrivino al massimo ad 1 cm, quindi 10 mm. Vi lascerò il link di questo incisore laser, se vi è piaciuto date un'occhiata giù nel primo commento nella descrizione per vedere se trovate pure un codice di sconto, e non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e cliccare sulla campanella qua giù. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.